Ciao amici miei, bentornati in un nuovo video creativo. Questo è un video tutorial per questi bracciali che adesso vi faccio vedere in collaborazione con Elbitz e questo è l'ultimo video tutorial che faccio per loro e poi cercherò di spostare la collaborazione nel canale creativo che è Strane Creazioni by Andrea Rizzo. Oggi andremo a fare questo tipo di bracciale, però prima appunto vi invito a visitare il sito di Elbitz che vi apparirà qui. Praticamente se volete acquistare qualcosa, comunque un sito di minuteria, bigiotteria, materiale creativo, eccetera, potete utilizzare questo codice sconto che vi appare qui per avere il 3% di sconto sul totale dell'acquisto. La settimana scorsa ho fatto questo bracciale con queste perline perché in realtà queste perline qui con il foro da 1 mm non entravano dentro al filo, ma ieri sera mi sono scervellato, sono riuscito a farlo praticamente mettendo un po' di attack qui. E poi tagliando a punta dopo che si è asciugata la colla e le perline entrano. Quindi questo è quello che ho realizzato per me con le pietre laviche. Ma oggi andremo a realizzare questo bracciale con la tecnica wire, quindi con i fili metallici. Ho provato a farlo sia oro che con questo che non so che colore è, però questo qui è più resistente rispetto a quello oro. Quindi andremo a realizzare questo. Ci servirà filo metallico, che questo qui non me l'ha inviato, è il Elbitz, ma ce l'hanno anche loro. Le varie pinze, soprattutto questa con la gomma che serve per non andare a rovinare il filo. 13 perline di qualsiasi tipo, e vi anticipo già che la chiusura non è molto facile da fare. A parte, vabbè, questa qui è venuta male perché il filo è poco teso, mentre questo, essendo più robusto, più teso, si fa meglio. Qua la chiusura non l'avevo ancora fatta perché questa è la prima prova. Vediamo adesso come andrà con la terza prova. Quindi questi li mettiamo qua. Andiamo a tagliare il filo che ci serve. Io più o meno di questa lunghezza, magari più lungo, e l'altro deve essere il doppio. Secondo me è troppo corto. E vabbè, rischiamo. Tanto è solo la quarta volta che provo a rifarlo. Allora, no, questo lo voglio un po' più lungo, però non mi piace così corto. Facciamolo così. Ce lo teniamo da parte. Andiamo a raddrizzare un po' il filo con, ecco, questa cosa qui mi sta mandando al manicomio. Mi tolgo il bracciale, lo metto qua perché se no lancio tutto. Andiamo a cercare il centro e a fare questo giro così, in modo che creiamo praticamente l'asola. Quest'altro creiamo l'asola. Ok. Direi che va bene, l'apriamo un pochino e praticamente dobbiamo inserirla qui e fissarla da questa parte dell'altra asola. Lo stringiamo, ok, e lo teniamo in questo modo, cioè deve praticamente stare così. Non sta fermo perché non l'ho stretto bene, però deve stare così. E bisogna partire con il secondo filo di questo, cioè non il filo a parte, cioè il filo a parte deve essere il terzo filo e gli altri due devono essere centrale e filo di sotto. Ora inseriamo la prima perna. E andiamo a lavorare in questo modo. Praticamente il filo di sopra, che sarebbe quello da solo, singolo, passa sopra la perla, però qui deve stare fermo, sopra la perla, in questo modo, va sopra il filo centrale e sotto al filo di sotto. Mentre il filo di sotto va in mezzo, praticamente, in questo modo. Vedete che si è creato. Ora, dobbiamo essere un po' più precisi perché questo è il primo nodo, quindi così. Adesso inseriamo nel filo centrale che è cambiato perché non è più questo, ma è questo. Inseriamo la perla. E ripetiamo. Filo di sopra, avvolge la perla passando sopra il filo centrale.
Il filo di sotto passa sopra il filo di sopra e rimane accanto a quello centrale perché diventa appunto quello centrale. Ora non è avvenuto molto uguale, ma mano a mano si andranno ad addrizzare. Altra perla. E ripetiamo. Così, filo la perla. Filo la perla, questo passa sopra, questo rimane al centro. E come vedete sta avvenendo come deve venire, solo che qui ragazzi a me questo filo, questa chiusura qui non piace. Ok, adesso sì. E continuo con tutte le altre perle. Inserisco l'ultima perla e siamo a questo punto. Ora dobbiamo fare la chiusura, che è la parte più difficile. Questo filo lo taglio, lascio un po' lungo e questo va messo così, in questo modo. Ok. Questi due invece li dobbiamo separare. Tagliamo qua, è tanto, però meglio più che meno. Devo creare le asole però da questa parte, quindi in questo modo. Sì, però così è troppo lungo il filo, Andrea, cioè, ho capito che. Una. Poi intanto diamo una forma al bracciale, io uso questo in questo modo. Ok. E intanto abbiamo dato una forma al nostro bracciale con queste chiusure che non si possono guardare, ma farò di meglio. Carino comunque. Ora prendiamo un pezzo di filo avanzato, lo curviamo in questo modo e poi piano, non troppo forte perché se non si deve accavallare il filo, andiamo a stringere. In questo modo, ok, così direi che va benissimo. Ora dobbiamo andare a girare con la punta conica in questo modo e poi con la pinza piatta. Andiamo ad alzare la parte finale in questo modo. Apriamo in questo modo. Ora la chiusura deve essere in questo così. Sì. E andiamo ad inserire uno. Eh sì, R2, voglio vedere come un filo, no? Così. Poi tagliamo il filo in eccesso. Qua. Andiamo a creare le famose asoline. In questo modo. Ok, creiamo anche questa. Ok, allora non dovrebbe venire proprio così, raga, cioè non si può guardare così, da qua così. Faccio l'esempio, mi metto il bracciale, che sì, doveva essere per me, ma un po' troppo grosso per me.
Quindi io direi che secondo me 10 perle basta, ne avanzano. Sì, decisamente, l'ho fatto troppo grosso. Però vabbè, non è male. Ovviamente io questi non li metterò nello store se prima non li faccio perfetti. Il tutto sta nell'esercitarsi. Mi rimetto il mio bracciale, quanto mi piace, questo colore, il mio colore preferito. Quindi ragazzi, vi invito ad andare a visitare il sito, ve lo metto qui. Se effettuate degli acquisti potete utilizzare il 3% di sconto con questo codice che vi appare qui. Nell'info box trovate tutti i riferimenti sia al sito che a tutti i link dei vari prodotti che ho utilizzato. Se siete arrivati fino a questo punto, ragazzi, hashtag chiusura. Io metterei chiusura de merda, però lasciamo chiusura che è meglio. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine. Se vi è piaciuto, like. Se non vi è piaciuto, dislike. Noi ci vediamo al prossimo video e non dimenticate che vi voglio bene. Ciao!